Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Oggi è la festa nazionale degli alberi, abbiamo costruito e ripensato questo spazio che prima era un campo di calcio e che adesso diventa il giardino dei nuovi nati. 171 alberelli sono stati piantati dell'altezza di un metro o un metro e dieci a ricordare i 171 bambini nati nell'anno 2010. Vuole essere un momento significativo. D'altra parte l'albero è come la vita dell'uomo, nasce piccolo, cresce e anche lui nel tempo invecchia, muore. Ecco, l'importante è ricordare che i nostri vecchi quando battevano un albero si inginocchiavano e facevano il segno della croce, proprio nel rispetto della vita. E questo vuole essere un po' il significato di questo giorno. Soprattutto ci sono i bambini delle scuole, ci sono i nuovi nati che poi apporranno il loro nome e cognome, sono degli alberelli. Ecco, una piccola cosa pensata in brevissimo tempo, ma che sta ottenendo un buon risultato. Mi auguro uno slancio per il futuro. Beh, l'importanza delle nostre piante, l'importanza del fatto di amare la natura. Abbiamo avuto esempi recenti di non salvaguardia, di conseguenza di problemi notevoli, vedi Genova, vedi altre situazioni, quindi il portare il bambino a conoscere la propria realtà e i propri alberi e farglieli amare mi sembra che sia una cosa estremamente educativa e importante per il futuro, visto che ci basiamo sul futuro di Somma e della nostra realtà.